Buonasera, benvenuti a questo secondo evento del ciclo Roadmap to the Future, European Conversations at Polimi, organizzato appunto dal Politecnico di Milano in collaborazione con la rappresentanza in Italia della Commissione europea e con l'Ufficio del Parlamento europeo di Milano, in una logica appunto di confronto tra docenti del Politecnico, tecnici del Politecnico, parlamentari europei e rappresentanti della Commissione europea sui temi che sono diciamo, individuati dalla Commissione come trainanti della trasformazione in atto sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista tecnologico. Oggi parliamo di Europa pronta per l'era digitale, con una conversazione incentrata sull'intelligenza artificiale. Le prossime tappe sono mercoledì 10 novembre, un'economia al servizio delle persone, giovedì 18 novembre, un'Europa più forte nel mondo e mercoledì 1 dicembre, con un incontro su diritti e democrazia, sempre alle 18 in una forma ibrida qui, di presenza e in maniera virtuale. Allora, io sono Pierangelo Soldavini, sono un giornalista di Nova Sole 24 Ore, ma questo non importa poco, mentre invece è importante, che presenti gli ospiti, che sono Nicola Gatti, qui alla mia sinistra, direttore dell'Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano. E da remoto credo sia presente Vittorio Calaprice, analista politico e relazioni istituzionali della rappresentanza in Italia della Commissione europea. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Siamo sicuri che c'è. E in arrivo l'onorevole Brando Benifei, membro della Commissione speciale sull'intelligenza artificiale in un'era digitale del Parlamento europeo. Allora, io voglio essere molto breve perché non ho molto da dire se non introdurre un tema che ovviamente è uno stato individuato dalla Commissione europea e lo sappiamo bene, è uno delle frontiere tecnologiche su cui si confronta il mondo delle aziende, dell'economia e della formazione in rapida evoluzione, perché quando parliamo di intelligenza artificiale parliamo di tante cose, perché se parliamo di economia dei dati, parliamo esattamente di estrarre valore dai dati e quindi parliamo di algoritmi di intelligenza artificiale. Quando parliamo di auto a guida autonoma, parliamo di intelligenza artificiale. So che il Politecnico proprio 2 settimane fa ha concorso ed è stato uno dei pochi team che è riuscito a chiudere la gara di Indianapolis riservata a automobili a guida autonoma, senza pilota, ma quando parliamo di IoT, di smart cities, di smart objects, parliamo esattamente di intelligenza artificiale. Quindi è un argomento trasversale, una tecnologia trasversale che va a interessare una marea di argomenti. Allora approfitto della presenza di Nicola Gatti, che ringrazio, per capire insieme a lui, diciamo, cosa parliamo. Di che cosa parliamo quando diciamo intelligenza artificiale e chiederei da lui di avere un po' un quadro di quella che è la realtà oggi italiana su questi argomenti. Grazie, buonasera a tutti. Allora, lasciatemi introdurre rapidamente il fatto che l'intelligenza artificiale non nasce oggi. Ormai da un certo numero di anni i media, e non solo, parlano ripetutamente di intelligenza artificiale, ma l'intelligenza artificiale nasce attorno al 1956. Quindi di fatto è un'area di ricerca incentrata principalmente in ambito informatico, non nuova, piuttosto vecchia. L'intelligenza artificiale ha l'obiettivo sostanzialmente di essere problem driven, cioè guidata a un problema. Perché dico questo? Perché tipicamente in ambito scientifico si sviluppano tecniche e una disciplina continua a sviluppare e arricchire quel tipo di tecnica. Potete pensare alla statistica, potete pensare alla logica. L'intelligenza artificiale è problem driven, si prende un problema e affronta quel problema potenzialmente arricchendo il proprio bagaglio tecnico. È successo inizialmente con la logica matematica, parlo nel 1956-60, è successo successivamente con i modelli statistici per machine learning, oggi sono gli strumenti principali per studiare
tutti i problemi di apprendimento automatico. È successo a fine anni 90-2000 con problemi economici, scusate, con tecniche economiche per andare a studiare e rappresentare problemi in cui molteplici intelligenze artificiali vanno a interagire tra di loro. Quindi problema, scusatemi, approccio totalmente problem driven, con l'obiettivo di andare a affrontare delle problematiche che tipicamente venivano affrontate e studiate dall'uomo. Se inizialmente test di Turing l'obiettivo era quello di replicare le capacità umane, cioè costruire un'intelligenza artificiale, un artefatto che potesse, in inglese to mimic, simulare la capacità dell'uomo, poi piano piano questa cosa è venuta meno e l'obiettivo è fare la cosa migliore possibile. Esempio banalissimo, 2017 un caro collega ha sviluppato un bot per giocare a poker. Esperimento di 10 giorni contro i 4 top poker player mondiali, l'AI ha vinto $1.800.000. Questa cosa non è umana, è superhuman, perché batte qualunque tipo di umano. Quindi non si vuole più emulare le capacità dell'uomo, si vuole migliorare al massimo la performance in un problema. Ora, detto questo, dove sta la vera rivoluzione? Nel 2016 una commissione di Barack Obama identifica l'intelligenza artificiale come la tecnologia dominante fino oltre al 2060, cioè per oltre 50 anni. E da lì in poi si è andati a studiare come, questo dal punto di vista governativo, andare a sviluppare delle strategie nazionali che potessero portare a, da un lato, sviluppare nuova tecnologia, regolare la tecnologia perché ha dei problemi intrinseci di tipo etico, dall'altra parte fare education all'interno di un paese. Quali sono i numeri concreti? Quasi tutti i report internazionali identificano come valore unlocked, sbloccato, a livello annuale su tutto il mondo, quindi a livello internazionale, 14.000 miliardi di dollari. Cosa vuol dire? Questa è una sottostima. Perché una sottostima? Perché di fatto McKinsey e altre aziende che hanno fatto poi questo tipo di analisi hanno preso circa 500 casi di studio, hanno visto come le tecniche di AI hanno permesso di migliorare e creare nuovo valore all'interno dell'azienda e hanno fatto una proiezione da qui al 2030 quante aziende potrebbero utilizzare quel tipo di tecniche e hanno calcolato, hanno stimato un valore aumentato del mercato di 14 trilioni di dollari, 14 mila miliardi di dollari. Se voi aggiungete la possibilità di avere dei nuovi servizi o efficientare gli algoritmi utilizzati, i numeri ovviamente possono essere molto, molto, molto più ampi. Scendo a livello italiano esiste una stima di quanto è il valore del mercato fatto dall'osservatorio ed è attorno ai 300 milioni di dollari, per quanto va osservato che è veramente difficile andare poi a capire, a definire il perimetro su che cosa è meramente AI. Provo a spiegarmi. Ogni anno gli Stati Uniti danno circa 5 miliardi di dollari per fare ricerca in AI lato difesa, DARPA. Se poi andate a prendere quanti sono i soldi veramente spesi per lo sviluppo di nuova tecnologia di AI è circa 1 miliardo, perché c'è tutto dietro un acquisire strutture piuttosto che materiale, piuttosto che persone. Andare a identificare la spesa esatta è qualcosa di non banale. Quindi quello che ha fatto il Politecnico fino osservatorio, fino all'anno 2021, febbraio, con la presentazione del report, è stato quello di andare a considerare solo ciò che è strettamente AI e lo è in modo minimamente spinto. Esempio banale, gli assistenti virtuali tipo Amazon, Alexa, eccetera, eccetera, erano stati esclusi in prima istanza. Quello che faremo dall'anno prossimo è avere delle molteplici visioni del tipo ciò che è strettamente AI ha un certo valore di mercato, ciò che è un po' meno AI un po' più largo, quindi cercheremo di dare una visione un pochino più ampia. Direi che questo è una buona sintesi. Bene, grazie, poi dopo ci sarà modo per proseguire su questo tema. Dottor Calaprice, abbiamo visto la realtà globale, sappiamo che l'Europa ha innescato una sorta di terza via tra quella che è la posizione più liberista degli americani, che guardano più ai consumatori e al mercato e lasciano fare al mercato, e una posizione invece più di controllo statale da parte della Cina, che sono gli altri due grandi player del mondo AI.
Ecco, l'Europa in questo scenario ha avviato una, soprattutto la Commissione, ha avviato una discussione attorno a una bozza di linee guida, di cui poi parleremo poi dopo, ma volevo capire qual è la posizione, quali sono gli investimenti. Infatti mi sembra che siano stati messi sul tavolo 3 miliardi di euro di finanziamenti per le iniziative di AI, ma volevo capire da lei come si concretizza questa terza via. Ora, innanzitutto grazie, grazie dell'invito. Buonasera. Attenzione che forse non ha aperto il microfono. Sì, il mio microfono è aperto. Non la sentiamo. Questo è un problema. Ma forse un problema qui tecnico qui? Provo a parlare di nuovo. Se mi sentite, fatemi un segno. Da remoto si sente. Non so, non ha... Forse non sentite voi, che non è un problema, non è una così brutta. Non sentiamo nulla proprio, mi spiace, credo sia un problema qui interno, vediamo di risolverlo al più presto. Si dice sempre il bello della diretta, ma è un po' imbarazzante poi dopo trovarsi in queste situazioni. Sia per chi è dall'altra parte del video che... sia chi deve gestire non sa bene. Datemi, io posso cosa... parlare, perché vedo che mi sentono gli altri. No, andiamo avanti con Nicola Gatti, poi dopo magari quando risolviamo il problema mi dite. Allora proviamo a vedere di risolvere il problema e andiamo avanti. Qui direttamente con Nicola, allora dicevi, è chiaro che abbiamo un potenziale, dicevi, di sottostimato di 14 mila miliardi a livello globale. L'Italia è una nocciolina da 300 milioni attualmente, non so che stime si possano fare per la prospettiva. Allora stiamo all'interno della strategia europea, stiamo delineando una strategia anche italiana che è un po' titubante, lenta, un po' faticosa da mettere a punto. Ecco, e anche le aziende da questo punto di vista faticano a cavalcare la tecnologia. Come si sta avviando l'Italia da questo punto di vista? Allora, la Comunità Europea ha richiesto nel 2018 a ogni nazione membro, ogni Stato membro, una strategia nazionale. Ogni nazione del mondo di fatto ha elaborato una propria strategia. Quella curiosità, lasciatemi evidentemente. La particolarità è che non lo hanno fatto gli Stati Uniti, perché hanno approfitto di regolamentare la cosa. L'Italia ha chiamato degli esperti a fine 2018, un tavolo da 30 esperti, guidato dal MISE, è stato prodotto un documento da 120 pagine, in cui poi sono stati identificati un certo numero di direzioni, con dei suggerimenti dal punto di vista implementativo per i finanziamenti. Poi sono cambiati un po' di governi, e attualmente è stato chiamato un altro gruppo di 9 persone che hanno rielaborato la strategia. In questo momento è in approvazione dal governo Draghi. Succederà che settimana prossima va in CDM e questa strategia verrà approvata. Questa strategia che cosa andrà a definire? Andrà a definire finanziamenti per le aziende affinché loro possano costruire dei progetti interni di intelligenza artificiale, di education e di ricerca di base, questo ovviamente sfruttando anche il PNRR. Il più grosso problema però riguarda, almeno questo è quello che noi osserviamo, il grado di preparazione delle aziende rispetto all'uso delle AI. I vari report, di nuovo McKinsey piuttosto che Stanford, mostrano che la capacità di andare a sfruttare quei 14 mila miliardi dipende strettamente dalla capacità della nazione di essere pronta ad adottare questo tipo di tecniche. Se voi andate a vedere le varie tabelle, l'Italia è rankata nel terzo cluster, dove il primo cluster è solo Cina e US, il secondo cluster contiene buona parte delle nazioni un po' più avanzate, quindi Germania, Francia, UK. L'Italia è in terza categoria assieme a Costa Rica e altre nazioni, lasciatemi dire, non propriamente che vi viene spontaneamente da mettere, insomma, con l'Italia. Quali sono i deficit grossi? I deficit grossi sono, uno, i talenti, dove i talenti vuol dire proprio persone di altissima capacità, tipicamente laureati, dottorati, che poi lasciano l'Italia e non si riescono a assumere.
Se voi andate a chiedere alle aziende oggi qual è il principale problema, e questo l'osservatorio lo ha fatto, vi rispondono dicendo che il più grosso problema è proprio nella parte di expertise da acquisire da fuori. Tenete conto che i laureati in ingegneria informatica, e non tutti fanno AI, hanno un numero di proposte di lavoro che è tipo 40-50 volte rispetto al singolo, scusate, per ogni laureato ci sono 40-50 posizioni aperte in questo momento. Il secondo elemento, quindi expertise da assumere dall'esterno e expertise interna. E questo vale sia per i tecnici, ma soprattutto per il mondo business, perché un progetto di AI non parte se il business di un'azienda non capisce che quella cosa è di interesse. Ultima nota, poi chiudo. Questo era tipico in giro per tutto il mondo, anche negli Stati Uniti. Uno dei progetti di maggiore interesse che c'è stato nel 2008 negli Stati Uniti, Los Angeles, che cos'è stato? L'aeroporto di Los Angeles, uso di tecniche per fare scheduling in ambiente avversario di unità per proteggere l'aeroporto. E l'idea del progetto era abbastanza banale, ha avuto un grandissimo successo, poi è scalato su tutta la nazione ed è stato utilizzato anche per allocare le guardie sotto copertura su tutti gli aerei domestici, stiamo parlando di 10.000 aerei ogni giorno. Quel progetto è potuto partire perché il direttore dell'aeroporto Lux di Los Angeles andava a giocare a squash con la persona super premiata degli University of Southern California, e di nuovo il direttore del Lux aveva un dottorato in statistica. Ok? Quindi capacità, uno, di avere connessione personale con delle persone che hanno altissimo livello. Seconda cosa, sensibilità verso dei temi tecnici. Perché? Perché l'AI oggi è soprattutto non a scaffale. L'Italia è tipicamente abituata a prendere a scaffale strumenti e ad operarli. Invece l'AI richiede che uno vada a capire, pensare sul problema e a fare almeno customizzazione, se non sviluppo ex novo. Questo è quello che manca in questo momento in Italia. Grazie, riprendevo dal dottor Calaprece, spero che adesso sia stato risolto il problema, perché poi a casa sentivano, da remoto sentivano, non sentivamo qui. Dottor Calaprece, prego. Adesso mi sentite? Spero mi sentiamo. Perfetto, allora un saluto a lei, un saluto al professor Gatti, all'onorevole Benifei, grazie per l'invito. Allora, partiamo da quali sono gli strumenti che la Commissione europea ha messo in campo per la sua strategia riguardante l'intelligenza artificiale. Beh, sono fondamentalmente tre. Il primo è il coordinamento delle politiche nazionali, e quindi è il tema che ha poco fa ricordato il professor Gatti. La Commissione europea ha questo ruolo e lo sta realizzando attraverso proprio un piano coordinato per l'intelligenza artificiale. Il secondo strumento che ha la Commissione europea è la capacità regolatoria, la normativa, la possibilità di definire gli ambiti di intervento per tutelare da un lato i cittadini, rafforzando quello che è un po' l'ecosistema della fiducia, e dall'altro per favorire l'accesso anche delle piccole e medie imprese nell'ambito di quello che è l'ecosistema dell'eccellenza. Il terzo strumento che è stato messo in campo è quello classico dei programmi di supporto finanziario, e qui ci sono sia programmi specifici, per la prima volta nel quadro finanziario 2021-2027 vi è un programma dedicato al digitale e all'interno del quale all'intelligenza artificiale, e a fianco a questi, a questo programma, ve ne sono vari. Ora, la capacità quantitativa dell'Unione Europea è estremamente, diciamo, è ridotta rispetto ai grandi player e anche agli ammontari di cui Gatti faceva riferimento. La Commissione si propone di investire 1 miliardo l'anno e di attrarne sino a 20 da investimenti privati, anche grazie a un ruolo del partenariato pubblico privato, da qui però ai prossimi 10 anni. Quello che però caratterizza il modello europeo di intelligenza artificiale è certamente che è basato su un sistema diciamo, di valori e di diritti che possiamo sinteticamente definire antropocentrico.
Questo ci distingue rispetto agli altri grandi attori a livello mondiale ed è però anche un tratto caratteristico della, del nostro DNA, del processo di europeo. Ecco, questo è un po' il primo, la prima considerazione che posso fare sulle, sulla sua domanda. Grazie. Perfetto, grazie. Do il benvenuto all'onorevole Benifei, che è arrivato membro della Commissione speciale sull'intelligenza artificiale del Parlamento europeo, commissione che credo sia abbastanza una gatta da pelare, insomma, una questione delicata. Ecco, il Parlamento, abbiamo detto già appunto, d'Europa sta avviando una sua strada, diciamo, un approccio human-centric rispetto all'intelligenza artificiale. Il Parlamento ha già adottato delle risoluzioni a questo proposito, adesso deve affrontare il tema appunto delle linee guida proposte dalla Commissione. A che punto siamo su questa strada? Ma intanto grazie, mi spiace, purtroppo, come avevo detto, non riuscivo a venire fin dall'inizio, ma sono felice di poter partecipare a un incontro su un tema così attuale. Abbiamo sentito anche dal lato della Commissione europea comunque un impegno che c'è da parte delle istituzioni comunitarie a lavorare in qualche modo anche per provare a costruire un nostro modello. Gli strumenti su cui stiamo lavorando sono diversi. Sicuramente la Commissione speciale a cui si faceva riferimento è una commissione di approfondimento, di studio, non è una commissione legislativa, è una commissione cosiddetta speciale che è finalizzata proprio ad approfondire a 360 gradi il tema. Questo dibattito di oggi cade abbastanza a fagiolo a livello temporale, nel senso che martedì verrà presentato il rapporto diciamo di bozza pubblicamente, che poi verrà emendato dai parlamentari. L'obiettivo della Commissione è proprio quello di produrre una risoluzione che vada a influenzare il lavoro, immaginando che fra qualche mese venga poi approvata in maniera definitiva una risoluzione frutto del lavoro della Commissione, che ha fatto tantissime audizioni, tantissimi incontri in questi in questo momento io non potevo andare perché ero impegnato in un altro posto, ma un pezzo della nostra commissione AIDA è a Washington per un dialogo transatlantico. L'obiettivo della risoluzione frutto della commissione in realtà è quello di influenzare una cosa più importante, cioè la ciccia vera, nel senso il regolamento sull'intelligenza artificiale, di cui oggi è arrivata da pochi mesi la proposta legislativa, che già esiste, la proposta della Commissione esiste già, che non sono solo linee guida, quelle sono già state pubblicate, ma è un regolamento, vuol dire che è un atto legislativo dell'Unione che quando sarà approvato sarà legge per tutta l'Unione Europea senza adattamento nazionale, quindi la cosa più hard possibile. Ovviamente il lavoro del Parlamento prelegislativo è proprio quello della Commissione AIDA, la Commissione dell'Intelligenza Artificiale, e anche di risoluzioni specifiche su alcuni temi. Ne è stata fatta una sul tema del rapporto con la cultura, per esempio la questione sostanzialmente della proprietà intellettuale delle produzioni e l'uso nell'ambito della scuola, dell'intelligenza artificiale. Queste sono tutte già approvate dal Parlamento europeo, le potete trovare, così come è stata approvata questa recentissimamente, due settimane fa, una risoluzione sul tema dell'uso nell'ambito della sicurezza e quindi la questione molto annosa della sorveglianza biometrica, su cui il Parlamento con questa risoluzione, in vista del lavoro, come dicevo, la ciccia vera, il lavoro legislativo sul regolamento AI, ha preso però già una posizione molto dura. Il Parlamento si è espresso in maniera larga con una risoluzione politica che però dà un indirizzo chiaro al lavoro del Parlamento, contro qualunque utilizzo delle tecnologie di sorveglianza biometrica di massa in Europa. Quindi io vi anticipo che questo, il lavoro sul regolamento, di cui io peraltro ho l'onore di essere ad oggi, anche se c'è ancora un dibattito in corso, diciamo un conflitto di competenze parlamentare, ma ad oggi io sono il relatore generale del Parlamento europeo del regolamento, quindi sarò il negoziatore del regolamento, se tutto viene confermato, con i governi europei. E dicevo, uno dei grandi temi, poi non so se li approfondiamo ulteriormente dopo, ma un tema
dato che l'ho citato, sarà proprio questo della sorveglianza biometrica, nel senso che vi dico che anche dal lato dei governi, che poi sono i colegislatori, quindi dobbiamo fare noi la nostra parte, noi siamo la Camera dei Deputati, il Senato dell'Europa è il Consiglio dei Governi, quindi poi dobbiamo fare insieme il testo. Anche i governi si stanno già accapigliando su questo tema, perché se da una parte il Parlamento ha una posizione per vietare maggiormente rispetto alla proposta della Commissione europea, che fa un divieto ma fa diverse eccezioni al tema della sorveglianza, il Consiglio è diviso fra i ministri del digitale e i ministri dell'interno, perché qua parliamo ovviamente di un tema che riguarda anche il tema dell'uso da parte della polizia, da parte della magistratura, e quindi c'è un conflitto in seno ai governi. Tutto questo è solo per dirvi che i tempi che immaginiamo, proprio perché le questioni sono così intricate, perché questo regolamento diventi poi il nostro tentativo di una human-centric AI basata su tutta una serie di principi, diciamo che almeno in 2 anni da oggi è realistico che sarà necessario per arrivare poi veramente al regolamento. Poi ci sono vari altri aspetti, magari ne parliamo dopo. Ecco, ma visto che abbiamo affrontato il tema, andrei avanti con lei, onorevole, proprio per vedere quali sono appunto le sfide etiche per il legislatore. Lei parlava appunto di controllo e di sorveglianza, ma è evidente che l'intelligenza artificiale impone dei temi appunto di privacy, di sicurezza, di controllo, come abbiamo detto, di pregiudizi, di black box, di meccanismi che sono insiti nel meccanismo dell'intelligenza artificiale. Allora, Dove pensate di insistere come Parlamento? Dove si sta orientando un nodo di design, di progettazione oppure di applicazione? A che livello puoi intervenire? Sì, noi diciamo che possiamo dire che in generale il Parlamento europeo, al di là delle differenze politiche che poi contano chiaramente, da un punto di vista della posizione istituzionale, nel gioco istituzionale, alla fine noi rappresentiamo per natura il punto di vista del cittadino e della piccola impresa, possiamo dire, rispetto a un'impostazione tendenzialmente da parte dei governi che guarda ad altri interessi. Lo dico perché questo si riflette rispetto a ciò su cui noi andremo a lavorare. Cioè, oltre al tema della sorveglianza di cui ho già detto, tutto quello che riguarda i diritti fondamentali ovviamente vede da parte nostra una particolare attenzione. Vi dico in maniera pratica di cosa si parla, perché non stiamo parlando di discussioni alate, ma di cose estremamente concrete. Nel momento in cui dobbiamo decidere quali prodotti far entrare nel mercato comune autorizzati con l'utilizzo con tecnologie AI, l'attuale proposta della Commissione europea prevede come regola ampiamente generale, con pochissime eccezioni, la self-certification, la self-assessment del rispetto dei criteri. Questo vuol dire che chi immette il prodotto sul mercato si automette il bollino, c'è, diciamo, di conformità. Questo è un punto di vista contrastato oggi dal Parlamento, cioè la nostra idea è che rispetto alla formulazione attuale della Commissione probabilmente dovremo raffinare la lista, perché faccio un esempio, l'ambito bancario che viene ampiamente ricompreso, secondo molti di noi, già che stiamo iniziando un lavoro di approfondimento dei singoli punti del regolamento, potrebbe essere raffinato e quindi qualche utilizzo essere tolto dalla lista degli usi ad alto rischio, perché poi questo regolamento fa questa graduazione di rischio, per cui poi il cuore del regolamento è come regolare gli usi ad alto rischio. Quindi potete immaginare quanti vorrebbero semplicemente non esserci nella lista dei possibili usi ad alto rischio. Quindi ho fatto l'esempio del mondo bancario, che è molto addosso a noi già in dibattito e dove secondo me ha qualche elemento di ragionevolezza il dibattito. Quindi la lista forse andrà raffinata, ma ciò che poi sta lì, essere tutto autocertificato, a noi lascia un po' perplessi, perché vi faccio degli esempi. Parliamo di meccanismi per decidere l'attribuzione di uno status di rifugiato, dell'accesso a dei benefit sociali, la possibilità di vedersi riconoscere un diritto come cittadino. Vi faccio un esempio di uno scandalo gravissimo avvenuto in queste settimane, o meglio, avvenuto mesi fa, ma che in queste settimane è una nuova puntata che vi fa capire di cosa parliamo. In Olanda c'è un grande dibattito per un algoritmo che ha fatto fallace, che aveva appunto degli elementi discriminatori, che ha portato per errore a sottrarre centinaia di minori ai propri genitori. E questo è un tema
enorme, vuol dire rovinare, distruggere delle vite. Poi dopo, con la market surveillance, dopo un sacco di tempo si scoprono queste cose. Secondo noi non va bene quando trattiamo di queste questioni. Quindi la proposta del Parlamento, o almeno di una parte importante, io credo maggioritaria del Parlamento europeo, perché come ho detto siamo ancora in una fase molto preliminare, sarà sicuramente di aggiungere elementi di third party assessment, ex ante, non ex post, alla agibilità di questi usi. Questo sarà uno dei temi più caldi, perché capite quale impatto ha sulla competizione. Io ne ho discusso pubblicamente in una riunione di commissione con la vicepresidente Vestager, la quale ha difeso questa impostazione molto basata sul mercato, perché l'idea è che si costruisca una cultura degli sviluppatori che funziona. Noi pensiamo che serva un qualche aggiustamento. Aggiungo come solo ultimo elemento anche un altro ambito delicato, che è l'uso dell'intelligenza artificiale negli ambiti di lavoro, nell'ambito del lavoro, e quindi l'utilizzo per la sorveglianza di fatto dei lavoratori, come già avviene, a mio parere ovviamente personale, in maniera illegale nel nostro paese, l'utilizzo di queste tecnologie da parte di alcune grandi aziende, e anche per decidere su licenziamenti, assunzioni. Il regolamento non prevede di fatto la partecipazione delle parti sociali, e noi riteniamo che questo vada emendato. Poi ci sono altri temi, però, come dire, questo tema diritti fondamentali e ruolo dei piccoli attori economici, per esempio l'accessibilità dei dati, questo secondo noi per realtà economiche più piccole rispetto ai grandi attori dell'economia digitale, sono temi su cui sicuramente lavoreremo, anche con lo strumento che penso molti voi conoscano, delle sandboxes, per favorire, diciamo, lo sviluppo di innovazione delle start-up, che noi difendiamo come strumento da questo punto di vista. Quindi ecco, proprio velocemente, come alternativa all'autocertificazione c'è la possibilità di un bollino di certificazione sulle applicazioni ex ante. Sì, l'idea è quella, va approfondito perché ci possono essere varie scelte, che ci sia da parte di autorità regolatorie in determinati casi più delicati, come alcuni esempi che ho fatto, di non permettere l'autocertificazione. Capite che questo è il dibattito tra i punti, tra i più pesanti dal punto di vista dell'impatto economico e della concorrenza, per cui il dibattito sarà molto articolato. Chiarissimo. Dottor Calaprice, torno da lei, perché lei prima aveva parlato di accompagnamento delle aziende, di impegno della Commissione attorno a questo accompagnamento. Abbiamo anche capito da Nicola Gatti che la tecnologia non è una tecnologia plug and play, ma bisogna interiorizzarla, bisogna capirla. Allora, come si mette a terra quell'impegno di accompagnamento dal punto di vista dello sviluppo e delle opportunità per il sistema industriale? Beh, innanzitutto favorendo l'ambiente in cui possono crescere le aziende. Poco fa l'onorevole Benifei faceva riferimento alle sandboxes, e cioè alla possibilità di mettere, per così dire, in allenamento i dati, o meglio gli algoritmi, e in questo modo testare la loro efficacia. Ecco, uno dei primi strumenti che la Commissione europea vuole creare è proprio una rete di, diciamo, di sperimentazione degli algoritmi, in modo tale che questi strumenti siano messi, testati ex ante nella loro efficacia. Un altro elemento, la Commissione europea sta lavorando su una creazione di una rete di poli europei di innovazione digitale, di sportelli unici per le PMI e per le amministrazioni pubbliche, per diventare più competitive in questo settore. E un altro aspetto sollevato anche dal professor Gatti è il rafforzamento del partenariato pubblico-privato, che nel campo dell'intelligenza artificiale è sempre più evidente. Ora, questi elementi sono la base del piano di coordinato dell'intelligenza artificiale, e sono anche all'interno degli strumenti finanziari che ho citato poc'anzi. Oltre a quelli direttamente, diciamo, gestiti dalla Commissione europea, in qualche modo anche
i piani nazionali di resilienza e di ripresa metteranno in campo una serie di risorse e di idee. Questo ovviamente bisogna tenere presente che questi piani nazionali, PNRR, di cui sentiamo sempre parlare, sono però integrati in una logica europea. Il grande envelope del Next Generation EU prevede oltre 134 miliardi di euro assegnati al campo del settore digitale, ovviamente è solo una parte nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Ecco, questo è un po' l'ambito di intervento che dovremo seguire nei prossimi anni attraverso quella che noi chiamiamo la bussola digitale, e cioè questa strategia che da qui al 2030 la Presidente von der Leyen ha chiesto di identificare attraverso dei passaggi in cui sviluppare l'ecosistema digitale europeo, nel quale quattro punti cardinali, le competenze e, per così dire, le infrastrutture di conoscenza, da un lato, le infrastrutture materiali, la trasformazione digitale delle PMI e la digitalizzazione dei servizi pubblici, ecco, questi quattro punti cardinali dovranno guidare l'azione degli stati e anche ovviamente seguita dalla visione della Commissione europea in questo percorso. Questo è un passaggio davvero rilevante che punta anche all'elemento più diciamo di forza dell'Unione Europea in questo sistema, e cioè le competenze umane, il capitale umano che abbiamo in materia, che è quello fatto di laboratori di ricerca, dell'insieme dei sistemi nazionali che andranno rafforzati in una logica europea. Lo ricordava in qualche modo anche il precedente interlocutore. L'Europa, certo, è debole sotto il profilo degli investimenti finanziari, attualmente delle quote, ma è competitiva ancora per quanto riguarda il capitale umano. E su questo si può costruire quest'azione che vede anche ovviamente il mondo delle imprese anche come punto di riferimento. Bene, grazie. Poi dopo torneremo sul tema del capitale umano e delle competenze. Nicola Gatti, torniamo all'Italia. Abbiamo capito che manca una strategia precisa, che sta arrivando, siamo indietro. Abbiamo una cultura dell'innovazione che è un po' deficitaria, ma diciamo, vista dall'altra parte, resta una grande opportunità di cose da fare, e quindi da dove partire? Come poter aiutare, contribuire a maturare il settore in Italia? Allora, la risposta non la possiamo solo abbozzare, nel senso che se ci avessimo una risposta, probabilmente il governo in questo momento avrebbe già una strategia firmata e attuativa. Io voglio rimarcare due cose, intanto una considerazione abbastanza banale che mi viene in mente adesso, ed è questa: sono i tempi. Cioè, le big tech hanno capito che AI è un asset strategico attorno al 2010. Google ha acquisito DeepMind nel 2010. Microsoft insieme a Elon Musk hanno fondato OpenAI nel 2015. Barack Obama nel 2016, come ho menzionato prima, ha capito che l'AI sarà la strategia dominante. Noi oggi siamo nel 2021, fine 2021, e non abbiamo ancora una strategia nazionale. I tempi sono fondamentali, cioè la velocità di crescita in questo tipo di tecnologie con la forza delle big tech è veramente forte e i tempi sono cruciali. Noi siamo mostruosamente indietro. Questa considerazione, concedetemelo stupida, lasciatemela fare. Che cosa dobbiamo fare oggi? Non è una cosa banale. Noi, come Politecnico, come rete di università milanesi, perché lasciatemi dire che Milano Politecnico, Statale, Bicocca e Bocconi hanno costituito una unità ELIS. ELIS è Excellence for Machine Learning, Artificial Intelligence, ce ne sono pochissime a livello europeo, e il 17 novembre noi saremo da sala per conferenza stampa ufficiale su questa cosa. Non è ancora ufficiale, ma ve la dico. Abbiamo ragionato per capire che cosa bisogna fare, perché dopo
io nasco tecnico, sono l'algoritmista che sta alla lavagna, scrive algoritmi, per farvi capire, perde il suo tempo a scrivere dimostrazioni. Questo fino a qualche anno fa, ora faccio altro tipicamente. Però andare a sviluppare gli aspetti tecnici oggi pare che non sia così dirompente quanto invece entrare nel business. Questo l'ho già menzionato prima, cioè spiegare al mondo del business quelli che sono le opportunità. Questo secondo me è il momento cruciale per fare questi aspetti, cioè partire dall'alto, spiegare alle aziende, guardate, ci sono delle opportunità incredibili, queste sono il modo di lavorare, e poi piano piano scendere fino ad arrivare ai tecnici. Osservo questa cosa, parlando con diverse aziende, il CEO delle aziende, i vari CEO delle aziende mi dicono, Nicola, se noi abbiamo capito che tipo di innovazione vogliamo fare, noi prendiamo un tecnico e gliela facciamo fare. Non è così facile, fidatevi. Però supponiamo che loro abbiano ragione. Andare a capire invece che tipo di innovazione fare è veramente il problema difficile. Perché cosa richiede? Richiede il fatto di avere un minimo di conoscenza dal punto di vista tecnico e quindi delle opportunità che uno può sfruttare con i nuovi risultati, e dall'altra parte avere un'idea dell'applicazione e del servizio in termini di innovazione. Questo tipo di figura, che di fatto è un tipo di figura, lasciatemi dire, verticale ma ibrido, è ciò che è necessario in questo momento. E non è banale trovare persone che abbiano questo tipo di skill e questo tipo di esperienza. Quindi, ritorno a dire, che cosa bisogna fare? Sicuramente andare a finanziare la collaborazione delle aziende con il mondo della ricerca applicata e di base. Secondo aspetto, andare a spiegare alle aziende italiane cosa vuol dire fare AI e non vendere fumo, perché in molti casi io ho sentito veramente fumo, e far capire che questa è un'opportunità veramente incredibile. Chiudo dicendo che, ad esempio, a livello lombardo, Asso Lombarda sta mettendo in piedi una task force per andare a capire come fare questo su tutti i suoi associati. E immagino che qualcosa di equivalente venga fatto in giro per l'Italia. Poi i dettagli, secondo me, sta al governo a definirli, non certo a me. Quindi comunque qualcosa a livello di associazioni, di università si sta muovendo. Giustamente il tempo è fondamentale, la tempistica è fondamentale. Vittorio Calaprice, l'Europa sui tempi non sempre è tempestiva, mettiamola così. Lei prima ragionava sul capitale umano, è chiaro che bisogna agire sulle aziende e diceva bisogna agire anche sull'aspetto della formazione. Siamo in un tempio della formazione, qual è l'impegno dell'Europa su questo tema? Ma davvero è al primo punto dell'agenda, perché da qui al 2030 si è previsto che il digital gap, lo shortage in materia di ICT aumenterà, e quindi da qui alle prossimi 10 anni è necessario di fatto raddoppiare l'insieme degli esperti che in senso ampio, lato, si occupano nel campo digitale. E questo lo sosterremo attraverso, in particolare, il programma Digital Europe, che prevederà l'avanzamento delle competenze digitali più avanzate, quindi master in materia digitale, supporto alle reti di ricerca, rafforzamento appunto dell'ecosistema della formazione in materia. È un cambiamento che ovviamente dovranno svolgere anche gli Stati membri. La Commissione Europea ha competenze riguardanti, in questo caso, le competenze più avanzate in materia di formazione. Gli Stati membri hanno invece quelle legate alla formazione di base. È necessario un numero più elevato anche di cittadini che abbiano competenze di base nel campo digitale, perché poi se non vi sono le competenze adeguate non si possono neanche utilizzare certi strumenti che si creeranno e certe opportunità. E per le imprese ovviamente tutto questo può essere un valore aggiunto. Su questo la Commissione investe anche ritenendo che le imprese, le piccole e medie imprese, debbano crescere. Ovviamente ci sarà tutta un'azione a riguardo per far sì che anche si raddoppino il numero di cosiddetti unicorni,
europei. Sapete, l'unicorno è l'impresa che ha un fatturato di 1 miliardo di euro, che può essere quindi competitiva a livello globale, mondiale. Quindi dobbiamo rafforzare anche la dimensione del sistema delle imprese che possono lavorare in questo. Dunque, l'azione passa attraverso la formazione nell'ambito del campo universitario. In questo un ulteriore apporto sarà dato dal PNRR, e questo è diciamo, un compito che come rappresentanza in Italia seguiremo, perché cercheremo di promuovere il più possibile l'accesso a tutte le opportunità che poi verranno costruite nel campo della formazione più avanzata nel settore dell'intelligenza artificiale. Bene, grazie. Tornavo all'onorevole Benifei. Rinnovo nel frattempo l'invito, se ci sono domande, a farle o sulla chat o qui in presenza direttamente alzando la mano se c'è qualcuno che vuole intervenire. L'onorevole Benifei, abbiamo parlato di aziende, di formazione, di cultura dell'intelligenza artificiale, di rispetto della persona. È chiaro che poi c'è un aspetto anche rispetto all'utente finale, al consumatore, che è rilevante dal punto di vista della tecnologia, perché comunque appunto abbiamo visto che è una tecnologia particolarmente sensibile e delicata. Allora, cosa sta facendo il Parlamento da questo punto di vista per aumentare la consapevolezza a livello proprio di cultura generale? In generale devo dire che, a parte questo tema specifico, c'è un forte lavoro proprio per competenza dell'Unione Europea sul tema della protezione dei consumatori. Penso al fronte anche più in senso ampio del tema digitale, dei marketplaces, diciamo, dell'utilizzo delle piattaforme. Ci sono anche atti legislativi su questo, come il Digital Services Act e il Digital Markets Act, che potete approfondire. Sul fronte AI, diciamo che il tema centrale che viene considerato fondamentale è l'aspetto, diciamo, della formazione, della consapevolezza e della fiducia. Diciamo che in un contesto di sfiducia, di sfiducia legata anche all'incomprensione della tecnologia, noi riteniamo che sarà difficile costruire un ambiente, diciamo, funzionante dell'intelligenza artificiale in Europa, in quanto immaginiamo un aumento esponenziale dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella vita quotidiana rispetto anche ad oggi, come è avvenuto con internet, che da una certa fase in poi, con i social network, con l'utilizzo in mobilità della rete, ha cambiato il suo rapporto con le persone. Data la particolare pervasività e per certi aspetti, diciamo, anche così, l'inquietudine che può generare il meccanismo dell'intelligenza artificiale nelle persone, c'è bisogno di un sovrappiù di impegno per creare un quadro di, diciamo, di comprensibilità e di fiducia. Questo significa anche ovviamente le garanzie rispetto alla sicurezza, rispetto ai dati, rispetto al non utilizzo dell'intelligenza artificiale per obiettivi politici, come è il cosiddetto social scoring, che viene realizzato in Cina oggi, quindi per fare la pagella dei cittadini da parte dello Stato. Questo è indicato esplicitamente nel regolamento come pratica vietata, però un conto è vietarla, un conto è costruire le condizioni perché non venga fatto lo stesso, anche se formalmente è vietata. Quindi le questioni sono molte, e secondo me questa parola chiave, che anche il dottor Calaprice può confermare, anche la Commissione europea ha scelto come la parola chiave del rapporto sull'intelligenza artificiale, cioè la fiducia, Trust-Based AI Environment in Europe, è, io credo, effettivamente un paradigma che va, diciamo, nella direzione effettivamente di ciò di cui c'è bisogno, perché lo dico da politico, molto difficile immaginare un approccio razionale all'intelligenza artificiale per le domande che genererà,
i temi che aprirà nel dibattito pubblico senza robuste, diciamo, infrastrutture normative di prassi per far sentire le persone al sicuro di fronte a tecnologie che saranno comunque molto pervasive. Questo, diciamo, la riflessione che mi sento di fare. Ecco, io andavo a concludere se non ci sono appunto domande. Abbiamo capito che fiducia, consapevolezza e conoscenza sono forse gli aspetti fondamentali per la diffusione di questa tecnologia. Tornando all'Italia, Nicola Gatti, per lanciare proprio un segnale un po' di fiducia rispetto alle prospettive, se tu dovessi stendere la strategia italiana, quali sono i tre punti da cui partire? Allora, io svelo qualcosina che, quello che menzionavo prima, io il documento dei 9 esperti che andrà la settimana prossima in CDM, io l'ho scorso. E il primo passaggio è perché è una strategia. Tipicamente quello che viene fatto è finanziare per un periodo breve di tempo e tipicamente nel giro di poco, intendo dire che ad esempio da oggi a domani ci sono dei soldi da spendere per qualcosa. Questo non funziona. Questo non funziona perché vanno create le skill, vanno create i percorsi, bisogna avere qualcosa di strutturato. Esempio banalissimo, per farvi capire, lo Stato ha dato su PNRR dei soldi per finanziare dei dottorati in green e da oggi a domani vanno finanziati, ma non c'era una cultura, cosa vuol dire fare ricerca su green? Non c'era una cultura. E questo vuol dire prendere, dare dei soldi, darli a chi? A persone che fino a quel momento hanno fatto qualcosa ma non in modo strutturato. Quindi è fondamentale un piano. Questo piano non può essere semplicemente a che livello, ad esempio ricerca di base, ricerca industriale, no, deve essere strutturato su tutti i livelli e questo è quello che sarà. E parto al contrario, cosa vuol dire partire al contrario? Vuol dire, tipicamente uno parte da ricerca di base, no, parto al contrario. Uno dei punti su cui ci saranno forti finanziamenti, tra l'altro anche con Cassa Depositi e Prestiti con un incremento del 30%, è il mondo startup. Perché è fondamentale il mondo startup? Perché la startup ha una flessibilità nel sviluppare nuovi servizi, nuove tecnologie e le aziende, non vedetelo semplicemente come la startup che diventa Facebook, no, quello non capita praticamente mai. La startup diventa interessante per un'azienda italiana, anche non eccessivamente grossa, perché si porta a casa skill e poi magari si porta a casa anche il servizio o il prodotto fatto, ma soprattutto si porta a casa skill ed esperienze. La maggior parte delle aziende importanti hanno come obiettivo fare scouting delle startup per portarsi in casa persone capaci. Finanziare startup in AI oggi è fondamentale, nuovi servizi, e questa cosa, poi passo a livello successivo, una delle tecniche, mi prendo un po' di tempo nel racconto, una delle tecniche un po' più assestate a scaffale è quello che si chiama natural language processing, cioè capacità di andare a fare comprensione del parlato piuttosto che del testo. Se voi andate a cercare prodotti a scaffale, trovate questi e trovate computer vision. Benissimo. NLP, natural language processing, in Italia funziona malissimo, anche delle big company, per una questione di linguaggio italiano versus inglese. E oggi le aziende importanti, di consulenza e non, cercano startup che hanno sviluppato soluzioni in casa piuttosto che magari hanno customizzato nel modo ottimale le soluzioni sulle big company. Quindi non meramente mi devo inventare un servizio nuovo, ma persino ciò che oggi è quasi scaffale. Quindi finanziamenti su startup in modo molto importante ci saranno. Salite, progetti industriali piuttosto che ricerca applicata. Questa cosa diventa fondamentale perché? Perché quello che ho menzionato prima, AI a scaffale molto poco, soprattutto è o make o customizzazione di ciò che è scaffale. Per poterlo fare le aziende italiane oggi non hanno sufficiente skill, devono sviluppare nuova skill interna piuttosto che affacciarsi nel mondo universitario. Non stiamo parlando di ricerca di base, stiamo parlando di ricerca applicata. Education, è già stato detto, ok? E c'è sicuramente tanto. A che livello? Non solo a livello delle lauree, ma soprattutto a livello delle aziende. Cioè, ogni anno, se andiamo a produrre 250 laureati in magistrale al Politecnico, ingegneria informatica, ipotizzo 100-150 ingegneri matematica, eccetera, eccetera, sono numeri che sono totalmente, concedetemelo, voi siete ingegneri, o piccolo rispetto
alle persone che sono nel mondo a lavorare. Va bene? Cosa ci fate oggi con 250 laureati nuovi in un tessuto milanese? Niente. Quello che conta sono le persone che in questo momento sono a lavorare e su quello uno deve operare. Quindi education a che livello? Lauree, sì, ma soprattutto post-graduate a livello aziendale. Ultimo livello, e ci saranno finanziamenti su questo, ultimo livello ricerca di base. In Italia si dice, perché devo fare ricerca di base in intelligenza artificiale? Tanto noi non abbiamo le companies che fanno nuova AI, ci sono le big tech. Se noi finanziamo ricerca di base, stiamo finanziando persone che poi lasceranno l'Italia a favore delle big tech. No. Perché oggi non fai customizzazione o make a livello delle aziende se non hai conoscenze su ricerca di base. E quindi ci saranno finanziamenti importanti anche in questo ambito. Esempio pratico, andate in azienda, sviluppate un progetto di AI, bisogna capire il problema. Capire il problema o avete conoscenza di base o non lo potete fare. Basta. Bene. Abbiamo strappato forse anche qualche potenziale indiscrezione su quello che uscirà settimana prossima. Devo dire appunto che credo che alcuni elementi siano usciti, le skill, la formazione, il puntare sulla finanziare l'innovazione, la ricerca per costruire fiducia attorno a questa nuova tecnologia. Io a questo punto non posso che ringraziare Nicola Gatti dell'Osservatorio del Politecnico di Milano, il dottor Vittorio Calaprice della rappresentanza in Italia della Commissione Europea, onorevole Brando Benifei del Parlamento Europeo. E c'è una domanda. Non l'avevo visto. Prego. Scusate, non so se mi si sente. Io avrei una domanda per l'onorevole Benifei in merito a una questione che ha accennato prima, ovvero che il Parlamento Europeo, diciamo, per sua natura ha a cuore, diciamo, sia la parte della difesa dei diritti del cittadino, sia la parte della protezione, diciamo, delle piccole imprese. E a me pare che nel ragionamento di regolamentazione che si faceva le cose vadano un pochino in conflitto, nel senso che normalmente l'introduzione di nuova normativa crea una barriera all'ingresso nel mercato che fisiologicamente, diciamo, va a scapito più della piccola azienda che della grossa impresa. Volevo sapere se, diciamo, ci sono ragionamenti in questo senso e come si prova a mitigare questi effetti. Grazie mille. Sì, no, ovviamente sono abituato, come questo dico in generale, come politico, che qualunque argomento, qualunque, dove andiamo a discutere se introdurre normativa, abbiamo sempre gli stakeholders coinvolti che ci dicono che una volta che metteremo queste regole è finita, non si potrà fare più nulla, loro falliranno tutti, smetteranno tutti di lavorare, di assumere, di fare. Quindi diciamo che sono cose già viste. In questo caso è chiaro che è un tema reale, perché quando diciamo, quindi diciamo al di là delle parti in commedia, come si dice, c'è un tema reale. Però prima forse non l'ho collegato bene nel ragionamento, che la risposta che noi diamo è, da una parte, come dicevo, il cittadino, e quindi tutte le preoccupazioni rispetto ai diritti fondamentali, e quindi l'ho spiegato. Rispetto a quando dicevo la piccola impresa, noi vediamo due fronti. Da una parte la questione dell'accesso ai dati, cioè l'intelligenza artificiale si nutre di dati, e abbiamo riscontrato questi meccanismi di monopolio sui dati, penso sui, diciamo, le grandi masse di dati anonimizzati o anonimizzabili, su cui l'Unione Europea proseguirà un lavoro anche col Data Act, eccetera, su cui, diciamo, in generale noi vorremmo che il regolamento sfavorisca appunto l'oligopolio o monopolio dei dati, e quindi a favore delle realtà più piccole, che oggi, nella realtà di oggi, rispetto ai grandi attori del digitale, hanno spesso degli svantaggi su questo aspetto. E poi ho detto prima, ma appunto forse non l'avevo collegato bene, non mi sono fatto capire, la
i sandboxes sono lo strumento anche per permettere alle realtà innovative, alle startup, alle nuove realtà di poter operare in ambiente cosiddetto protetto, per poter avere una facilitazione nell'entrare nel mercato, data anche la complessità appunto poi di dover sottostare a tutta una serie di applicazioni. Devo dire che in passato l'Unione l'Unione Europea si è occupata di questa contraddizione, di questo problema, esentando le piccole imprese dalle norme. Faccio un esempio di una cosa che conosco bene: il regolamento europeo sull'accessibilità, che esclude le piccole imprese dagli obblighi di accessibilità dei prodotti. Ecco, io non sono un fan di questo approccio, credo invece piuttosto che sia importante creare le condizioni per facilitare in quello che appunto oggi invece viene non reso facile dalle attuali dinamiche anche di mercato per le piccole imprese, per fare quello che diciamo spesso gli è più difficile fare rispetto alle grandi imprese. Quindi capisco il tema e ho provato ora a dare alcuni elementi di come pensiamo di diciamo rispondere a queste problematiche. Sì, arriva un'altra domanda adesso online molto velocemente, che un po' è su questo tema. Pensate che si potrà fare sviluppo in Italia o in Europa a livello di big tech? Le normative potrebbero limitare questa corsa all'innovazione? Non so se dottor Calaprice può rispondere lei. Ma guardi, il tema del conflitto tra innovazione e tutela dei diritti appartiene anche alla Commissione europea, soprattutto quando vengono presentate nuove proposte. L'auspicio è sì che si possa costruire anche attraverso la regolazione, grazie anche alla regolazione, la possibilità di accesso al sistema di piccole e medie imprese, che possono quindi crescere, diventare grandi imprese e quindi diventare big tech europee. L'ho accennato prima, creare gli unicorni è uno degli obiettivi, raddoppiare anzi il numero degli unicorni è uno degli obiettivi della strategia europea per il decennio digitale. Bene, grazie. C'è un'altra domanda qui, prego. Buonasera. Si è parlato di come sia necessario educare soprattutto le aziende, quindi dal lato business, ma si è pensato, o forse sarà un argomento di pensiero futuro, su come possa essere anche necessario educare non solo il lato azienda, quindi business, ma anche il lato customer, quindi client, quindi forse un poco più largamente sulla popolazione, o questo non va a tangere così tanto su quel primo step iniziale che ancora occorre fare? Grazie. Parte, non so se Nicola se vuoi rispondere. Oh, francamente, cioè lato client e lato customer cosa vuol dire? Vuol dire educare all'uso delle AI. Cioè ho difficoltà a immaginare, nel senso che se io vendo un prodotto e ho degli utenti per questo prodotto e questo prodotto ha difficoltà di entrare nel mercato perché è troppo difficile, quel prodotto andrà a fallire. Quindi se io riformulo e non andrò mai a educare, cioè, quello che posso fare è educare a un uso consapevole, questo è un paio di maniche. Educare, quando parlo di educare a livello aziendale, parlo di far capire le opportunità, le tecniche. Qui stai immaginando insegnare le persone a un uso consapevole, forse è qualcosa di un pochino più ampio. Comunque in questo momento non si parla di customer. Tenete conto che insegnare o fare education a livello di azienda vuol dire intervenire come processi a livello dell'azienda. Poi produci per produrre un prodotto che è più smart, che funziona meglio, però non stiamo agendo sull'uso sul customer. Non vedo, magari mi perdo qualcosa, però non lo vedo in questo momento prioritario. Bene, io ringrazio ancora di nuovo tutti gli intervenuti, ringrazio voi, siamo andati un po' lunghi, ma d'altra parte è colpa vostra, le domande le avete fatte fuori tempo massimo, quindi siamo arrivati lunghi. Ricordo il prossimo appuntamento del ciclo Roadmap to the Future, un'economia al servizio delle persone, mercoledì 10 novembre alle ore 18. Grazie a tutti, arrivederci.